Ma io intenderei la cancel culture come l'apoteosi del nichilismo capitalistico, di un capitalismo che non si limita a negare l'idea di futuro, imponendo il capitalismo stesso come orizzonte eterno, ma che cancella anche retrospettivamente il passato. È stato detto che viviamo nel tempo dell'eterno presente, cioè il capitalismo desertifica l'idea di un futuro aperto, colonizzabile con progetti di società redenta e alternativa, ma retrospettivamente il capitalismo sta anche cancellando il passato, andando a liquidare in blocco tutte quelle esperienze, quelle culture, quel patrimonio di simboli e di monumenti anche, che in qualche modo non siano coerenti con il progetto del capitalismo stesso. E quindi nella cancel culture si agita appunto il nichilismo del capitale, di cui, se volete trovare un'immagine plastica, è in quel libro poi divenuto pellicola La storia infinita, no? Il nulla che divora un'intera civiltà, in questo caso il nulla che divora il futuro e il passato e ci lascia solo l'eterno presente delle cose come sono. La cancel culture è da questo punto di vista l'emblema di questo processo nichilistico, perché pretende di fare tabula rasa del nostro passato giudicato non coerente con il nostro presente. Ora, il fatto che nel passato ci siano cose incoerenti con il nostro presente e anche errori non è un buon motivo per cancellarli, semmai un buon motivo per studiarli e per evitare di ripetere quegli errori, voglio dire. E quindi la cancel culture muove da un duplice erramento, possiamo dire così. Il primo è quello che definirò l'imperialismo del presente, o che il poeta Eliot definiva il provincialismo dell'età presente, cioè pensare in qualche modo che il nostro tempo sia per definizione superiore e possa giudicare e cancellare addirittura i tempi del passato. Il secondo errore della cancel culture è quello di riscontrare la presenza di errori e orrori nel passato e su questa base pretendere di cancellarli rimuovendoli. Ma in realtà in questo modo viene meno la stessa funzione educativa della memoria storica, perché se noi cancelliamo il passato non possiamo più apprendere anche dai suoi errori e quindi non possiamo immunizzarci rispetto a ripeterli. E questo sembra che particolarmente coerente con un'epoca come la nostra in cui vediamo in qualche modo genocidi e crimini ripetersi come se non avessimo appreso nulla dalla storia. Hegel diceva che il fatto che non apprendiamo mai nulla dalla storia è tutto ciò che apprendiamo dalla storia. E in effetti sembra essere proprio così, o come diceva Gramsci, la storia insegna ma non a scolari. Infatti siamo condannati a ripeterla continuamente, figuratevi poi se la cancelliamo direttamente e non la facciamo più studiare. Ecco.